Ciao a tutte, volevo farvi vedere le ultime creazioni fatte con la chainmail e la delica. Questo è un bracciale che già avevo fatto in altri colori e mi è stato richiesto in questo e volevo farvelo vedere. Ho trovato una chiusura che secondo me ci si abbina abbastanza. Non dico molto su questo perché è l'identico modello a quello che già avevo fatto vedere e diciamo che questo mi piace di più dell'altro perché ha dei colori un po' più neutri. Poi con le palline di fimo che avevo fatto vedere l'altra volta ci ho fatto questo bracciale. E semplice, ho abbinato dei mezzi di semicristalli trasparenti perché non li ho trovati di un colore che si abbinasse, le volevo prendere bronzo però non li ho trovati, quindi li ho fatto così. E in abbinamento a questo bracciale c'è una collana che adesso vi faccio vedere. Questo invece è un girocollo fatto a maglia bizantina, semplice, con la stessa chiusura del bracciale. Eccolo. Molto, molto bella la maglia bizantina, mi piace tanto. Ecco, questa è la collana, è stata fatta con delle sfere di legno rivestite con le delica, queste qui, queste le ho prese già pronte, diciamo, erano già fatte così, anche queste sono di legno. E sopra avevo una collana che era fatta con tutti questi fili e visto che il colore si abbinava l'ho smontata e l'ho utilizzata per diciamo la parte posteriore e qui al lato ci ho messo un moschettone. Un'altra creazione è questa collana che avevo fatto vedere un po' di tempo fa, questo particolare, che è una pietra fatta con la tecnica embroidery. E poi sotto sempre una boule rivestita con le delica, delle perle di fiume e degli elementi circolari. Non so se si riesce a vedere. E poi delle palline sempre rivestite, anche queste già avevo fatto vedere. Ho messo insieme il tutto e questo è il risultato. Per finire, quest'altra collana fatta con la madreperla, dischi di fimo transparent e la famosa spirale crochet. Faccio vedere da vicino. Questa è la spirale fatta con due colori. Ho alternato due perline chiare e due scure. Allora, ho alternato due perline chiare e due scure. Poi ho aggiunto questi elementi circolari e incastonatura semplice con le delica da 10 e a scendere. Qua, questo è l'elemento centrale e poi l'ho rifinita dietro così. E poi l'ho rifinita dietro nella chiusura in questo modo. Spero
mi piaccia e spero di ritornare con un tutorial dove avete un po' di pazienza perché non mi è possibile adesso fare molte cose. E vi mando un bacio e alla prossima. Ciao.